Il figlio dell'uomo, opera di René Magritte, 1964. Quest'opera è un suo autoritratto. L'artista nasconde il viso dietro una mela. Magritte è una contraddizione vivente. È un artista irriverente, estravagante, ma dal suo aspetto non si direbbe affatto. Mantiene gli abiti anonimi e borghesi, come l'abito scuro e la bombetta. Trascorre tutto il resto della sua vita con sua moglie Georgette, senza partecipare alle scorribande del resto del gruppo, una quotidianità così anonima che non riscontriamo affatto nella sua arte. La mela verde ritorna spesso e si ingrandisce a dismisura o decide di mettersi in maschera. Nel dipinto serve a nascondere il volto dell'uomo, la realtà. Questo per indicare la tendenza degli uomini di cercare sempre quello che c'è oltre, che non vediamo. Ogni cosa visibile ne nasconde sempre un'altra. L'opera di Magritte è un teatro meraviglioso. Più che dipinti, i suoi sono pensieri tradotti in immagini. Già il titolo evocativo è una poesia che quasi sempre non descrive l'immagine, ma stupisce ed evoca qualcos'altro. Ma chi è quest'uomo? È il suo soggetto preferito. È ritratto di tutto punto. È lì, di fronte. A noi, quindi esiste, ma nessuno può conoscere veramente chi sia. L'uomo appare perché ha un volto sempre visibile, ma tutto il mondo che ha dentro di sé non potrà mai essere visto. E così la sua vera identità è sempre inafferrabile. La nostra mente può creare immagini liberamente, associazioni improbabili. Così, in Magritte, il quotidiano diventa inconsueto. È il surrealismo. Non esiste alcuna logica o razionalità, solo poesia. La mente ama l'ignoto, ama le immagini il cui significato è sconosciuto, poiché il significato della stessa mente è sconosciuto. I dipinti di Magritte sono evocativi, sono giochi di parole e immagini, visioni tra sogno e realtà, contraddizioni. Sono bizzarre, sono stravaganti, sono criptiche. È la mente che deve giocare con ciò che osserva. Sembra tutto un grande gioco. In realtà il grande messaggio dell'artista belga è quello di liberare la mente dalle costrizioni umane, liberare la fantasia, dimenticare le convenzioni, il significato comune e interrogarsi sulla realtà in cui tutto è relativo. Tutto può avere un nuovo significato. A volte sembra che l'assurdo sia possibile. Prendere la vita con ironia, osservare il mondo con gli occhi innocenti di un bambino, con gli occhi della meraviglia, pensare che tutto sia concepibile. È questo quello che ci resta dopo aver osservato le opere di René Magritte. Io vivo nello stesso stato di innocenza come un bambino che crede di poter allungare la mano dal suo cappotto e toccare un uccello nel cielo. Fonte artspecialday.com e per approfondimenti e curiosità sulla vita e le opere di René Magritte visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.